anni. Ed è una gestione che ha creato nel tempo una serie di difficoltà. Sono famose le interviste che ha fatto Report, le Iene, Striscia la Notizia, sulla contaminazione, sul rischio di contaminazione da percolato dei suoli nelle vicinanze delle discariche e delle falde. Parallelamente alla, diciamo, alle difficoltà di gestione delle discariche per l'organico, c'è anche una difficoltà da parte degli agricoltori, vissuta da parte dagli agricoltori, sulla concimazione dei terreni. Perché se una volta i nostri nonni, i nostri bisnonni utilizzavano quello che avanzava dall'alimentazione, veniva utilizzato per concimare i terreni. Oggi paradossalmente abbiamo grandi quantità di organico che vanno a finire in discarica. E quindi l'agricoltura, per ridare la fertilità ai suoli, si rivolge alla concimazione chimica. Che il compostaggio sia un processo diciamo difficile e complicato è noto a tutti. Chiunque abbia nel proprio comune la raccolta differenziata ha sentito parlare di compostaggio. Ma che è il compostaggio? Alcune associazioni, sia nel territorio di Anzio, nel territorio di Nettuno, hanno creato una rete di informazione dei cittadini, vale a dire insegnano ai vari cittadini come si fa il compostaggio, quali sono le tecniche più utilizzate, addirittura insegnano a costruire, per gli amanti del fai da te, la compostiera, perché non esistono soltanto le compostiere, diciamo quelle industriali, possono essere costruite tranquillamente a casa. Alcune associazioni, io parlo per Anzio, sono entrati all'interno della scuola per insegnare ai bambini il compostaggio, quindi le buone pratiche per la raccolta differenziata, per il trattamento dei rifiuti ed in particolar modo appunto il trattamento dell'organico. Alcune associazioni addirittura si sono date al lombricompostaggio e hanno fatto delle compostiere all'interno dei posti scolastici, quelli diciamo che hanno spazio esterno per poterlo fare. E sono andati anche sminuire quelle dicerie per cui non si fa il compostaggio perché puzza. Alla fine, seguendo anche io alcuni corsi fatti dalle associazioni, ho visto, mi è stato detto che il compostaggio non puzza. Fondamentalmente, quindi, il compostaggio è una buona pratica, deve entrare probabilmente nel nostro stile di vita. Oggi a parlarci di compostaggio c'è un tecnico, Giancarlo Ceci. Giancarlo Ceci è un parla e pratico di impianti di trattamento dei rifiuti, ottimizzazione del ciclo dei rifiuti, tratta di piani comunali dei rifiuti, energie rinnovabili, e si mette a disposizione gratuitamente verso quelle associazioni che cercano di tutelare l'ambiente, e ha collaborato recentemente anche con il comitato Anzio Non Biogas, che è un comitato spontaneo di cittadini che si oppone alla costruzione di due biogas in zona Spadellata e in zona non mi ricordo, è là, vabbè, il Padiglione, Spadellata e Padiglione.
E grazie a lui il Comitato Anziano Biogas è entrato in Commissione Ambiente a Regione Lazio e nella conferenza dei servizi. Adesso vediamo come evolveranno le cose. Lascio la parola a Giancarlo Cicci. Buonasera a tutti, presentazione troppo ricca ovviamente, quindi ci si aspetta sempre qualcosa di più. Io non vi parlerò di compostaggio domestico, rispetto un po' lì ci siamo detti con l'associazione agricoltura e vorrei invece abbracciare il compostaggio nelle attività agricole. Anche perché il primo corso tenuto a Viterbo affrontava un po' le tematiche legate alle fonti rinnovabili, ma con un occhio molto interessato rispetto a quelle che sono le esigenze dell'agricoltura. E quindi è disponibile il video nel sito dell'associazione. E quindi continuare su un discorso che affronti, anche se ne parleremo in maniera veloce, non solo il compostaggio dei prodotti organici che ognuno di noi ha in casa, produce e accantona, ma anche di quei prodotti, e sono tantissimi perché le tonnellate vediamo che sono tantissime, quei prodotti dell'agricoltura come sottoprodotto, come prodotto iniziale, che stanno incidendo in maniera pesante nella nostra attività quotidiana, perché l'impatto tra rifiuti, agricoltura ed energia è talmente stretto che ormai è un connubio quasi indissolubile. Ed ecco qui che il collegamento viene da sé. Allora, fino a qualche anno fa, forse 30, sono anche pochi, un ettaro sfamava due persone per un anno, perché comunque ci avevano l'orto, ci avevano un po' di bestiame, utilizzavano le tane per l'orto e nella media nazionale un ettaro bastava per due persone per circa un anno. Oggi al terreno si chiede molto di più, si chiede di sfamare quasi 20 persone per un ettaro. E ecco qui che c'è un riferimento non assolutamente sbagliato a quello che può essere la resa del terreno, la concimazione obbligatoria per poter arrivare a quei valori. Di solito chi non pratica l'agricoltura ha un'idea anche idilliaca rispetto a quello che succede nel mondo agricolo. Noi sappiamo di sicuro che consumiamo i prodotti che qualcuno lavora, ma lo guardiamo sempre con un occhio abbastanza diverso rispetto a quello che materialmente lavora e produce. Se dovessimo fare le due visioni, a sinistra le funzioni dell'agricoltura viste da chi non la pratica e soprattutto quelle viste da chi lavora tutto il giorno in una situazione dove la resa, la produttività diventa anche un fatto non secondario. Produttività ambientale, paesaggistica, biologica, difesa idrogeologica, turistico-ricreativa, noi abbiamo questa idea dell'agricoltura, conservazione delle tradizioni rurali, rapporto etico-sociale, didattica, le fattorie sociali, portiamo i nostri bambini, chi è insegnante porta le scolaresche, rispetto delle biodiversità, terapeutico-riabilitativa, pensate un attimo a quello che possono essere le oloterapie, le ipoterapie, destinatari dei beni confiscati alle ecomafie. Cioè noi abbiamo, noi, mi ci metto anch'io, non sono uno che lavora con il mondo dell'agricoltura, soprattutto per. Dall'altro punto di vista c'è qualcosa di diverso: continuità del reddito, gestione degli agrofarmaci. Se si vuole comunque arrivare
dal loro punto di vista ad una produzione e ad una redditività, c'è bisogno di caricare i terreni. Fino a quando sarà possibile? Lo sanno benissimo anche loro, perché se non c'è un ricambio degli stessi terreni che lavorano, rischieremo qualcosa molto simile a quello che può essere un discorso di atrofizzazione del terreno stesso. Valore di difesa, capitale sociale umano. Voi siete a confine con la Dina, sapete benissimo quanto sono sfruttati quei lavoratori che mettono nella raccolta della frutta, della verdura, gli indiani cosiddetti nel settore agricolo. Quindi c'è anche una grossa speculazione. Fertilità del suolo, economia locale, nutrienti, concimi, disserbanti, cioè l'uso dei disserbanti è sempre più invasivo. C'è la Monsanto che ci ha fatto un impero con i disserbanti e con i concimi agricoli. Reperimento dell'acqua. Ogni terreno ha bisogno per far sì che produca, e sempre di più ha bisogno di molta acqua. Quindi anche l'acqua comincia a scarseggiare anche in queste pratiche. La meccanizzazione. Io venendo qui ci ho messo mezz'ora di più rispetto a quello che poteva essere il valore che mi diceva il Tonto, soltanto perché c'erano dei trattori enormi che circolavano, cioè la meccanizzazione è esasperata, anche perché chi vuole avere un reddito ha bisogno di tanto terreno e di proporzione di mezzi per poterlo lavorare. Energia, e qui entreremo anche in quel discorso che l'energia purtroppo si fa anche con prodotti agricoli che non vengono presi e coltivati per far mangiare, ma vengono coltivati per produrre energia. Gestione dei rifiuti, e qui è un grosso problema. Agricoltura e allevamenti intensivi per ottenere gli incentivi di legge che sono disponibili in alcuni casi. È la stessa Coldiretti che ci dice una sorta di rivoluzione verde, come la chiamano loro, che non si accontenta più della risposta naturale del terreno, ma tende a quasi a mortificarlo, nel senso mi devi dare sempre di più. E quindi l'uso del fitofarmaci e fertilizzanti, e soprattutto l'uso di quello che è la moda del momento, che sono le agroenergie. Se dovessimo quantizzare i concimi utilizzati in Italia nel 2013, concimi chimici, siamo sull'ordine dei 3 milioni di tonnellate, per un totale di 4 milioni e rotti di tonnellate di concimi. Allora, c'è una campagna in atto a livello mondiale, ma anche e soprattutto a livello europeo e a livello italiano, per dire stop al glifosato, che è un erbicida cancerogeno, riconosciuto ormai a livello internazionale, però ancora la Monsanto non fa altro che produrlo, e purtroppo non lo fa. Ecco, se siamo cose di questo tipo, cioè persone che si proteggono, ma non proteggono i loro prodotti, e di conseguenza per il ciclo di quello che può essere il ciclo naturale della produzione e della consumazione, ci ritorna sui nostri danni. Quindi lo sviluppo sostenibile, come è necessario mettere in discussione se la produzione attuale rientra in questo contesto. Per sviluppo sostenibile ci si mette di tutto, dalla mobilità, suolo, sottosuolo, natura, biodiversità, acqua, rifiuti, energia, eccetera, eccetera. Oggi lo sviluppo sostenibile però lo consideriamo come società occidentale a svantaggio soprattutto di quelle che sono le società che producono per noi. Pensate all'olio di palma, pensate ad altre sostanze che vengono coltivate su quelle proprietà in Africa, in Asia, e che noi compriamo perché le portiamo in Italia, a parte le merendine che ne sono cariche, però le utilizziamo come prodotto per produrre energia elettrica, perché ci sono i ritorni economici molto forti. Quindi è questo che dal mio punto di vista va
puntualizzato e anche, se permette bene, anche contestualizzato rispetto a quella che è un po' la società che stiamo vivendo. Cioè noi bruciamo tutto, siamo in grado di distruggere tutto per avere un ritorno economico immediato, senza pensare che suolo, acqua, aria ne vengono compromessi. La qualità delle acque ormai, le acque sono cariche, soprattutto dove c'è una agricoltura violenta, sono cariche di elementi dannosissimi. Pensate un attimo a quello che può essere il sistema di allevamento, cioè c'è una sorta di regalo, cioè noi siamo capaci di tutto il contrario di tutto. Allora, andiamo a Parigi a difendere la Coppa 21, ministri che piangono, tutti felici di aver raggiunto quegli obiettivi, torniamo a casa ma di quegli obiettivi non ce ne importa niente fino al prossimo convegno, no? Fino alla prossima riunione. C'è una sorta di regalo a livello europeo che ha buttato le basi per un rapporto di simbiosi tra l'uomo e la natura, ma anche tra l'uomo e l'agricoltura, conseguente a quello che può essere un rapporto di vivo professionale. Cioè il carico di bestiame per ettaro, il rapporto delle azioni zootecniche superficie, cioè quel 170 kg di azoto per ettaro è messo lì a frutto di una serie di studi. Io non mi so dire se è basso o alto, perché nessuno lo rispetta. Quindi quel 170 ci potrebbe tutelare? Non lo so. Accesso al libero pascolo, ma avete visto mai è capitato direttamente quegli allevamenti con centinaia e centinaia di bestie? Lo spazio per legge è 2,70 metri quadri, quindi 1,80 per 0,90, qualcosa del genere. Nascono, vivono, muoiono sempre in quella realtà. L'epigenetica, che è una nuova scienza della medicina, ha tenuto conto anche di queste cose e ci dice che quello che loro producono, il latte, la carne che noi mangiamo, è anche alterato da questo modus vivendi. È una conseguenza logica, non può essere altrimenti. Quindi l'effetto del benessere animale, divieto dei farmaci allopatici, che sono i farmaci chimici, tendendo verso quelli che sono gli omeopatici, e quant'altro. Cioè, anche l'animale dovrebbe avere, oltre che il suo rispetto, anche la sua vita, no? Adesso uno può anche non essere d'accordo su quello che fa il vegano, però sostanzialmente rispetto, noi ci stiamo innamorando degli animali di compagnia, però abbacchi e polli sono il nostro cibo individualmente, per carità. Cioè io non sono vegano, non sono nemmeno uno che non mangia carne, però credo che è ora che ci si cominci anche a porre qualche problema in più, anche perché questa rivoluzione verde per attuarla ha aumentato in media di 50 volte il flusso di energia rispetto all'agricoltura tradizionale. Cioè io consumo energia per produrre di più, è un dato di fatto, lo vedremo in maniera successiva, però ci siamo fatti dei conti che un ettaro di terreno coltivato a mais che viene utilizzato negli impianti a biogas e biometano, se utilizzato in quegli impianti produce 9 milioni e mezzo di chilocalorie. Per produrre quel mais, tra trasporto, concime, l'acqua, la lavorazione del terreno, c'è un consumo di 8 milioni e circa mezzo di chilocalorie. Allora c'è questo vantaggio che paghiamo tutti, e senza entrare nel discorso di quello che si immette in aria, nel suolo e in acqua, proprio a seguito di quelle attività dirette e collaterali. In Italia ci sono circa 175 milioni di tonnellate annue di scarti zootecnici, 180.000 tra scarti e agroindustriali, sono due fonti diverse, quindi
si sommano per difetto e non per eccesso. 10 milioni e mezzo di frazione organica che si producono nelle nostre case, ma ci sono anche 3 milioni e mezzo di fanghi di depurazione e 230.000 ettari dedicati a colture, ma non colture per il cibo, ma colture per utilizzo come contesto delle biomasse, come utilizzo nella produzione dell'energia. Quindi il problema delle aziende agricole e delle loro reflui è un grosso problema. Abbiamo reflui e abbiamo rifiuti di tipo organico, inevitabilmente. Ma la buona pratica, che cosa ci dice? Dobbiamo tendere, assolutamente no, escludiamo il discorso di portarlo in discarica, perché è un materiale organico, quindi nemmeno ci andrebbe. Ma ne vogliamo fare l'uso più consono di questo materiale? Abbiamo due soluzioni, o il compostaggio aerobico o il compostaggio cosiddetto anaerobico. Aerobico significa in presenza, scusate, non dico tanto per ricordarlo a me stesso, significa in presenza di ossigeno. Anaerobico significa in assenza di ossigeno. Io posso compostare gli elementi, soprattutto organici, anzi organici, in queste due condizioni. Ho detto soprattutto perché ci sono dei codici CER, i codici dei rifiuti europei, ve li faccio vedere alcuni, che non si capiscono che cosa c'entrano con materiale organico e con il compostaggio. Faccio un esempio: le ceneri di risulta delle centrali termoelettriche o degli inceneritori sono codici che sono autorizzati ad essere messi all'interno di un processo di compostaggio anaerobico. Lasciamo perdere i fanghi di depurazione. I fanghi è un ottimo elemento perché è ricco di elementi che favoriscono la fermentazione, ma nei fanghi e industriali e in quelli civili che cosa c'è? C'è di tutto. Se ognuno di noi facesse un elenco di quello che butta in cucina e nel bagno, tra detersivi, sciampi, medicinali, resti di qualsiasi tipo, acidi, cioè lo ritroviamo comunque nei fanghi, e quei fanghi noi li mettiamo all'interno di un processo di compostaggio anaerobico, dopodiché quel compost, loro lo chiamano compost ma non è compost, quello che esce noi lo utilizziamo per accelerare il processo produttivo dei nostri alimenti. E qui che, allora, compostaggio aerobico, che cos'è? Lo diciamo insieme: un'attività svolta alla stabilizzazione biologica dei residui organici convertendoli in un prodotto finale, il compost, il vero compost. Voi quando sentite parlare di compost, state attenti, perché non esiste in Italia una legge che ci dice che il prodotto ambientante, uso questo termine perché è quello ufficiale, che esce dagli impianti di compostaggio, così definiti ma non solo compostaggio, non è assolutamente paragonabile al compost. Quindi quando sentiamo la parola compost dobbiamo pretendere che il compost sia quello da fermentazione aerobica. Non facciamo altro che prendere i nostri rifiuti, adesso possiamo pensare anche a quelli casalinghi, arricchendoli con un circa 30% di lignina, quindi di sostanze, foglie, rametti e cose varie, e il nostro umido con la sostanza legnosa si avvia un processo cosiddetto di biossicazione, che non è altro che la decomposizione delle sostanze rapidamente putrescibili. In pratica sono i zuccheri, aminoacidi, proteine, e questi si trasformano in composti semplici, no? Anidride carbonica, acqua e sale minerale. Si alza la temperatura perché entra ossigeno, entrano questi alimenti, c'è una trasformazione anche energetica e arriva alla temperatura di circa 60-65 gradi. Tra i 60 e i 70 si dovrebbero inattivare quei microrganismi che sono dannosi,
a fronte, e quindi tutto ciò che può essere un organismo patogeno non ci dovrebbe essere, diciamo che non ci dovrebbe essere semi infestanti o cose di questo tipo. La fase successiva è la maturazione o umidificazione, dove le sostanze attraverso i microorganismi diventano uniche, uso questo termine, perdonami, però è il processo che porta a maturazione quella fase precedente, e quindi mi dà la possibilità di avere quel compost che posso usare negli orti, nei giardini, con assoluta tranquillità. Cioè, nei nostri orti pretendiamo di metterci il compost fatto con materiali organici e non con zozzerie varie o prodotti di fermentazione anaerobica. L'unica cosa che produce questa fase di compostaggio naturale è, in pratica, è quello che succede con la natura: cascano i rametti, cascano le foglie, muore un animale, cioè tutto questo in tempi più lunghi viene tramutato in sostanze umiche e in quello che è l'anidride carbonica, che è quella che ci compensa nelle attività umane, cioè l'equilibrio della natura è mantenuto anche in questo modo. Noi lo forziamo facendo un compostaggio più veloce, o lo forziamo facendo un compostaggio assolutamente di non qualità. Gli agenti sono microrganismi, batteri, funghi, alghe, che sarebbero quelle sostanze grigie che si formano quando, se vi è capitato di utilizzare il compostaggio a casa, vedete quella forma grigia. L'importante è areggiare, dare ossigeno. Se si dà ossigeno non c'è nemmeno la formazione di sostanze maleodoranti. Quindi puzza, come diceva non mi ricordo il nome, Tiziana, sì. Come diceva Tiziana, odora se assolutamente rivoltato, assolutamente areggiato, non può puzzare. Chiaramente è un processo che va fatto con correttezza. Se pensiamo che matura da solo, diventa compost dopo qualche mese, senza fare un processo di ossigenazione, non abbiamo capito niente. Questi sono un po' microrganismi che contribuiscono a quello che può essere quel discorso di fermentazione naturale. Tenete presente, sentivo prima che Tiziano faceva riferimento all'utilizzo di lombrichi. Il lombrico messo in una compostiera, oltre che rendere il compost di qualità, produce quello che è l'humus vero, perché scava, quindi areggia, mangia, fa i suoi bisogni, arricchisce ancora di più. Quindi il processo muore, quindi la degradazione è fatta anche di questi animali. La degradazione naturale è assolutamente corretta. Fatto a livello più azienda agricola industriale, è importante mantenere questo rapporto, il carbonio azoto 25-35, però qui entriamo in un discorso dove chiaramente c'è anche un aspetto più tecnico da seguire. I requisiti del compost di qualità sono alto tenore della sostanza umidificata, stabilità biologica, dotazione elementi nutritivi, il pH quasi neutro, la bassa concentrazione salina, cioè sono tutte cose che date al terreno, restituisce al terreno in formazione ottimale. Il compostaggio si può fare, dicevamo, in grandi impianti aerobici e anaerobici, piccoli impianti, compostaggio di comunità, comincia a prendere piede questo concetto, e il compostaggio di tipo domestico. Parlando dell'aspetto agricolo, la parte legnosa delle potature, con deiezione animali, con il resto di quello che può essere gli scarti di frutta, verdura, eccetera, vengono accumulati e rivoltati, e questo ci permette di arrivare a quel compost maturo
È chiaro che se l'azienda è grande ho bisogno di macchinari proporzionati, ma quanti di noi vanno cercando prodotti biologici al supermercato direttamente alla fonte? Ne abbiamo voglia, pensiamo che sia la cosa migliore. L'agricoltura biologica usa questi atteggiamenti, cioè produce il compost di qualità per ottenere un processo ottimizzazione del prodotto che deve comunque coltivare. Tipologie di cumuli ce ne sono diverse, statici, rivoltati, addirittura reggiati in maniera con ventilazione forzata, le andane cosiddette, che non è altro che macchinari che girano e rigirano lo stesso cumulo in maniera quasi industriale. Ci sono altri sistemi, ma gli altri sistemi, ripeto, qui era il discorso biologico che ci porta ad apprezzare queste cose. Comincia a essere un problema quando noi vogliamo fare del compostaggio aerobico un tornaconto di tipo industriale. E qui vedo gli amici impegnati nel problema della Kiklos, che voi qui ha detto conoscete, l'avete sentito parlare. Cioè quel processo naturale che può essere fatto a livello casalingo, di comunità o di aziende agricole, lì si fa in maniera industriale. Ma allora è un processo buono, perché se io ho sostenuto fino adesso che quel processo va bene, non vedo perché non si possa applicare a livello industriale. Attenzione, quando comincio a utilizzare questi sistemi per far soldi, per far cassa, per avere un ritorno immediato, non sto più attento a quello che può essere per esempio la corretta ossigenazione. E quando comincio a utilizzare delle quantità esorbitanti, allora la Kiklos, il quantitativo ammesso, siamo intorno agli ordini dei 60.000 tonnellate, però adesso è stato riautorizzato dopo lo sblocco a 120.000 tonnellate annue. Allora è vero che una parte sarà aerobica, un'altra parte anaerobica, però trattare 30-40.000 tonnellate in maniera aerobica significa riaccumulare e ricomporre dei cumuli così grandi, così complessi, che non esiste più quella possibilità di areggiarli. E se non esiste la possibilità di areggiarli, si forma una base, una componente di processo anaerobico, perché non passa l'ossigeno. Non passando l'ossigeno si produce il metano o biometano. Diciamo, si producono dei gas, l'80-90% è il famoso biometano, sporco quanto volete, però si producono anche altre sostanze, producono il percolato, quella sostanza nera che in televisione si vede spesso uscire dai cubi e dalle discariche, no? Ma si produce anche quello che è stata la causa della morte di due persone nel tentativo di prelevare il percolato dall'impianto della Kiklos, quell'acido solfinico. Non c'è stata la possibilità di salvarli, e quindi vedete che non è così semplice, soprattutto non è così immediato il concetto: facciamo il compostaggio aerobico e riduciamo e lo trasportiamo, facciamo la trasposizione a livello industriale. Il compost che ne esce è assolutamente schifoso. Se andiamo a vedere, nei cumuli si ripropone la condizione aerobica, percolato, rumori, traffico di mezzi pesanti. La forte presenza di mosche roditore è un classico negli impianti aerobici di tipo industriale. C'è la necessità di utilizzo di prodotti chimici, perché attivare comunque la fermentazione, chi ha iniziato si ricorderà quando si fa il compostaggio aerobico a casa, fino a che uno non diventa pratico, non è così semplice attivarlo le prime volte,
e ci sono degli additivi naturali, ma lì non usano additivi naturali, usano additivi chimici che vanno a finire nel cosiddetto compost, ma ci sono anche additivi chimici che rallentano il processo. Quindi c'è un utilizzo di chimica in questi impianti che è spropositato. Forte produzione di funghi e batteri per carenze di aerazione, il compost, produzione di ammoniaca, l'odore che ci abita vicino, polveri sottili, polveri in genere e odori cattivi, odori maleodori direi, di ammoniaca sono sempre presenti. Danni all'ambiente, danni alla salute umana. E qui potremmo andare avanti ancora per parecchio su questo discorso, ma ci sono tipo il Politecnico di Torino che ha fatto degli studi e ha sancito una serie di considerazioni che vanno rese pubbliche, la gente va informata, cioè qui parliamo di tecnica e parliamo soprattutto di studi ad hoc che hanno dimostrato che questi impianti andrebbero azzerati. In un certo senso si stanno azzerando da soli, dico qualcosa di provocatorio, perché? Perché tra produrre in maniera aerobica e produrre in maniera anaerobica con produzione di energia elettrica e avere gli incentivi c'è una bella differenza. Quindi qualsiasi impianto oggi presentato all'autorizzazione regionale negli ultimi anni è stato messo in stand-by perché comunque si riproporrà con un tentativo di condizione anaerobica con produzione di energia elettrica o biometano. Vedremo che sarà ancora più per loro più remunerativo puntare al biometano. Il processo della digestione aerobica è un po' più complesso rispetto a quello dell'aerobica, però diciamo questo, che ha quattro fasi fondamentali: l'idrolisi, la citogenesi, l'acetogenesi e la metanogenesi. Non vi spaventate di questi termini, perché non è altro che i carboidrati, i grassi, proteine, eccetera, eccetera, della prima fase vengono, c'è una scissione delle molecole organiche e una trasformazione in composti semplici, ve l'ho scritto in parole, quindi zuccheri, aminoacidi, glicerina, eccetera, eccetera. Nella seconda fase c'è un'ulteriore scissione molecolare e una trasformazione in acidi alcolici e gas. Nella fase di acetogenesi c'è un'ulteriore disgregazione delle molecole e nella fase ultima della metanogenesi noi abbiamo l'uscita del metano, dell'acido acetico, dell'anidride carbonica e un po' di idrogeno. Questo è il processo e tutto questo grazie a questi batteri, questi signori che non vediamo ad occhio nudo, ma che lavorano, mangiano, si riproducono, si distruggono e dalle spore ne nascono altri, cioè c'è tutto questo ben di Dio che la natura comunque aiuta. Quindi quel gas che esce è una percentuale maggiore di metano e altri gas. Il PC è un potere calorifico. Allora, sostanzialmente che cosa succede? Poi questa penso che sia un'immagine che avete visto più volte. Si ripete quello che è il processo naturale che avviene all'interno di un animale come la mucca. Cioè nel suo intestino, nel rumine, c'è una fermentazione anaerobica in assenza di ossigeno e quindi mangia, fa tutto il percorso che vedete qui indicato, alla fine di questo percorso, alla fine della fermentazione che ha all'interno del suo intestino, tempo e grasso soprattutto, ha fuoriuscite di solide, mettiamo in questi termini, che può essere utilizzato anche in natura come concime, e c'è una fuoriuscita di gas. Ah, attenzione, il gas esce anche dalla bocca da questi animali, non esce soltanto dalla parte posteriore. E chi ha
studiare e sviluppare il processo di questi impianti non ha fatto altro che applicare quello che in natura succede in maniera normale. Certo, il numero di questi animali, pensate anche ai maiali che producono tanto il gas, il numero di questi animali ormai è talmente alto che sono riusciti a vedere delle nuvole di gas che stazionavano sopra la Cina, perché ci sono dei grossi, grandissimi allevamenti. Era biometano che stazionava. Sembra un assurdo, ma stiamo a questo livello. Sapete che cosa è successo nel 2014 in Argentina? Qui forse si capisce poco, ma qui si capisce meglio. Siamo arrivati all'aberrazione umana. Cioè l'Istituto Nazionale della Tecnologia Agricola Argentina ha messo un brevetto, cioè ha studiato, ha applicato e lo vende, in Svizzera ci sono degli esempi, dove si fa una sorta di buco, dove si fa una sorta di buco nella pancia della mucca, ci si mette un contenitore sopra la spalla e praticamente la parte alta, dove non c'è riempitura di riempimento di sostanze grasse, viene in maniera autonoma, viene collegato un tubo al contenitore. Loro dicono che quello che produce una mucca nell'arco di un giorno gli può bastare per un frigorifero di tipo domestico. Allora siamo arrivati veramente all'aberrazione umana, cioè non ci servono più impianti a biogas, ci servono animali da compagnia per farci questa cosa. Cioè, stiamo superando tutti i limiti, io credo che stiamo superando. L'impianto tradizionale di tipo agricolo, invece di fermentazione anaerobica, non fa altro che prendere i liquami, le parti organiche, le mette all'interno di queste vasche digestori, in assenza di ossigeno fermentano, nella parte alta, lo riduco proprio in quattro parole, nella parte alta si forma il biogas viene trattato, pulito, dopodiché si manda al cogeneratore, cioè al motore che produce energia elettrica. Ci sono una serie di problemi, tantissimi, non vi vorrei dettagliare, questo è un tipo di cogeneratore, questi sono gli impianti e i digestori che vi dicevo. Quindi c'è un processo che porta ad avere un ulteriore reflo liquido e solido. Che cosa ci fanno con questo? Lo cercano di vendere, anche perché non c'è una grossa richiesta di acquisto di questi rifiuti. Quindi o lo spandono sui terreni limitrofi, o sono arrivati addirittura a pagare qualche contadino per poter spandere questi rifiuti, oppure mettono nelle sacchette cosiddette di concime e lo vendono come compost di qualità. Discorso di prima, non è compost di qualità. Tutto quello che può essere di ausilio nella fermentazione parte dalla paglia, erba, verdura, potature, scarti di cucina, scarti, salsa di olio, sangue, fanghi industriali, cioè tutto può servire a far sì che si produca il biometano. Tenete presente che ogni sostanza definita matrice, così in senso generico, ha una sua capacità di produrre biogas, quindi se io prendo il mais è uno dei livelli più alti per la produzione di biogas, se prendo i reflui ha un suo livello inferiore, se prendo grassi animali c'è ancora un livello ancora più superiore, cioè ogni tipologia di queste matrici mi dà un normal metro cubo per tonnellata, cioè è in grado di differenziare, vedete l'insilato di mais, io ho tra 2,10 e 2,40 metri cubi per tonnellata, una tonnellata mi dà 240 metri cubi, poi c'ho altre sostanze. Vi dicevo prima, per legge è ammissibile una serie di rifiuti che sono vergognosi da inserire in questi ambienti,
che va dai conservanti ai fanghi, ne trovo qualcuno, ecco, rifiuti calcinazione, liquido di concia, sapete che trattare le pelli quanti acidi vengono utilizzati, liquido di concia, tinture e pigmenti, sali e soluzioni, rifiuti contenenti solfuri, ceneri di scorie e polveri di caldaia, cioè tutto questo va a finire in quel processo che dopo diventa compost di qualità. Quindi assolutamente bisogna fare attenzione. Per tutti i processi anaerobici abbiamo questa condizione. Si producono batteri, oltre la qualità del compost, ma si producono batteri anaerobi e sporigeni e virus. Ce ne sono alcuni che sono anche mortali. In Germania è successo che qualcuno è morto per queste situazioni. C'è l'adenovirus, ma soprattutto sono questi, i clostridium, i botulini, questa è un po' la famiglia dei clostridium, che sono altamente pericolosi. I botulini praticamente possono portare malattie. C'è una malattia classica degli animali, soprattutto delle mucche, e in Svezia per esempio non fanno assolutamente utilizzare prodotti di questo genere. In sostanza questi impianti ricevono la biomassa, emettono biogas e biometano, però ci sono queste emissioni odorose, gassose, sonore, i liquidi lubrificanti, scarti di processo e acque reflue. E tutto questo va a appesantire suolo, aria e acqua. Le problematiche di questi impianti sono tantissime, io non vi vorrei leggere tutto questo, anche perché se lo rendiamo disponibile in rete, dopo ognuno se lo può andare a leggere nello specifico. Però si fanno osservazioni, per esempio a questo impianto di Anzio, e si trovano delle criticità, o quello di Ardea, o la stessa Kipros, e si trovano delle tipicità anche di errori di progettazione, vengono evidenziati, e nessuno ti ascolta, perché il dio denaro ha un po' una supervisione rispetto a tutto quello che può essere il mondo della logica. Beh, io credo che il buon diritto ad incavolarsi della gente deve essere anche proporzionato a queste situazioni. Qualità del compost anaerobico, rischiamo l'epatite, la salmonella, la scigella, queste sono tutte malattie che vengono da quel tipo di compost, proprio in virtù di quei clostri di patogeni e botulini che vi dicevo prima. C'è anche il problema di azoto, lo vedremo, cioè la lenta cessione dell'azoto rispetto al terreno. Tu ce l'hai con il compost naturale, ma non ce l'hai con il compost fatto in maniera anaerobica. Sostanzialmente, velocemente, c'è un trattamento dell'organico, viene messo in questi contenitori, queste palette girano continuamente, altrimenti si solidifica. E la parte alta, quindi assenza di ossigeno, la parte alta contiene il biogas che si fermenta. La parte bassa, fino a che è in grado di produrre il biogas, sta all'interno, dopodiché viene, questi sono un po' gli aumenti che producono il biogas e si va verso il processo del liceo di produzione. Lungo le pareti di questi contenitori scorre acqua calda, altrimenti c'è una solidificazione, si impasta, non produce più acqua calda, parliamo sempre di temperature intorno ai 60 gradi, 70 gradi, non di più. Però c'è uno scambiatore di calore che aiuta in questo mantenimento di alcune caratteristiche. Quindi una volta che è stata effettuata la produzione di metano, il tutto viene portato all'esterno. In alcune tipologie di impianti abbiamo subito la parte liquida e la parte solida. In altre tipologie di impianto, che può essere quello
quello di Anzio o quello di Aprilia, abbiamo invece questo di Gestano. Allora, sapete che questo di Gestano, se non venisse mischiato con una parte di verde, ricordate che all'inizio dicevo il compostaggio aerobico ha bisogno della lignina e ha bisogno della sostanza organica. Anche qui, se io non aggiungessi una parte di verde, e il verde viene dai giardini, viene dalle potature, viene da qualsiasi. Per esempio a Roma abbiamo scoperto che i rami delle potature dei giardini romani vanno a finire in questi impianti. Allora, vi sembrerà strano, ma sono ricchi di metalli pesanti, perché comunque stanno immersi nello smog romano. E quello comunque ce lo ritroviamo. Questo digestato, se non venisse mischiato con il verde, per legge sarebbe un rifiuto pericoloso da smaltire. Nel momento in cui invece io lo mischio con il verde, tiro fuori questo compost che può essere venduto a norma di legge. Ripeto, non esiste una legge, esistono delle indicazioni. C'è solo una regione che si è beccata un bel ricorso al TAR, che sarebbe il Piemonte, che ha fatto una legge regionale. Ci sono delle sentenze favorevoli rispetto a questo aspetto e contrarie. La comunità europea ancora non ha preso una decisione, non ha definito che questo è un compost vero di qualità. Io ci torno spesso su questo discorso, perché oggi quando presentano progetti tipo questi che ho menzionato, non c'è più impianto di trattamento rifiuti con produzione di biogas e biometano, c'è scritto impianto di compostaggio. Cioè è un po' il discorso che l'inceneritore lo chiamo termovalorizzatore, è un po' il discorso che il tempio crematorio è in realtà un forno crematorio. Cioè ci succede tutti i giorni cose di questo tipo, do un nome diverso per favorire la commercializzazione di questi prodotti. Quindi ottengo questo dal digestato più verde, questo ammendante, perché questa è la definizione. L'ammendante va areggiato, va fatto ossidare, quindi passa qualche mese, dopo ho un prodotto di questo tipo, lo insacchetto e lo metto. Tutti gli inquinanti assorbiti sono presenti lì, la sostanza organica ha perso metà dell'azoto, dicevo l'azoto, mentre l'aerobico rilascia l'azoto, si dice a lento rilascio, in maniera naturale, questo digestato in pratica ha dimezzato l'azoto, quindi io sono costretto, chi lo utilizza in maniera agricola pesante, è costretto, oltre ai danni che ricevono, è costretto anche a comprare prodotti chimici che possano aiutare nell'azotizzazione del terreno. Contiene contaminanti microbici. La parte liquida, ormai si sono, come dire, attrezzati, vedete che io vi parlo dell'agricoltura ma anche con una certa punta di criticità, nel senso che solo dalla parte degli agricoltori, ma gli agricoltori devono anche capire che quello che producono non va bene, ci ritorna sulle nostre tavole. Io ho un amico che ha una produzione di pesche e tempo fa, un anno fa, perché ormai non siamo in quella fase, volevo prendere una pesca andandola a trovare, dico, ah bene, me ne prendo una. No, non prendere quelle, prendi quelle, perché quelle le mangiamo noi, queste le vendo. Cioè è vero. Allora i prodotti che si danno ad alcuni di questi elementi, infatti non troviamo un buco, non troviamo un punto nero, non troviamo, cioè è tutto naturale questo aspetto, non credo assolutamente. È stato lui stesso a dirmi quelli no. Vai sull'altro lato perché lì li mangiamo pure in casa. Quella parte liquida, vedete, anche per la fertilizzazione, cioè a goccia si dà sulle piantine, quella parte liquida che esce da digestato. I danni di spargimento sia dei reflui zootecnici che quelli del digestato sono molto molto pesanti.
aria, suolo, acqua superficiale di falda, l'elevata salinità, l'eccesso di elementi, cioè è tutto criticabile, è tutto riconducibile ad un solo concetto, che è quello di spingere la produzione per avere un quantitativo maggiore. Ci sono svantaggi per le piante perché brucia le radici, quel liquido che dicevamo prima dei vetri. Ustioni fogliari, per l'uomo diffusione di patogeni, emissioni di CH4 e metano, molecole d'origine quindi odori, contaminazione microbiologica. Per gli animali, dicevo prima che c'è qualche malattia che prende in modo specifico sia le mucche che altri tipi animali, ma sono loro stessi a non privilegiare dei foraggi trattati in quel modo. Quindi c'è una scarsa credibilità dei foraggi, una tossicità dello stesso foraggio, e quella che è ipomagnesemia, che non è altro che una riduzione di magnesio in questi prodotti. Se dovessimo rifare il discorso di differenza tra il compost aerobico e il compost anaerobico, ridiremo grosso modo le stesse cose, quindi ve le salto. Anche perché io avevo così programmato 2 ore, ma abbiamo iniziato più tardi, di conseguenza è preferibile che vada su. Il compost naturale, perdonatemi, è di aiuto assolutamente a quello che può essere una produzione sia di olio che di vino, trattando con il compost vero questi terreni, con questo tipo di produzione si riduce sempre di più la necessità di immettere prodotti chimici. Tutto questo, allora arriviamo al dunque: perché c'è questa tendenza a produrre sempre di più e a produrre cose che non utilizziamo per sfamarci? Perché c'è il cosiddetto bluff dell'agroenergie e delle biomasse. Allora, per biomasse che cosa si intende? Innanzitutto diciamo che nell'elenco delle energie rinnovabili sono presenti anche le biomasse. Non dovrebbe essere così, non dovrebbe essere così, perché la comunità europea ci ha rimproverato per molti anni su questo aspetto, perché le vere energie rinnovabili è l'idrico, il solare, la geotermia e l'eolico. Le biomasse non c'entravano niente, solo che i nostri legislatori sono comunque succubi delle lobby e hanno inserito anche il concetto delle biomasse e delle energie rinnovabili. Se andiamo a vedere nelle bioenergie ci sono le biomasse, il biogas e i bioliquidi, cioè se io produco questi elementi vengono considerati energie rinnovabili e prendo gli incentivi e sono molto, molto alti. Per biomasse vedere che sono queste sostanze, come la brule, gli scarti, le segherie, i residui agroindustriali, i rifiuti, eccetera. Queste sono le biomasse, l'organico di casa e altre sostanze. Queste biomasse io posso utilizzare sia in termini cosiddetti termochimici, biologici o per l'estrazione di olio, ma fondamentalmente con la combustione produco energia, prendo gli incentivi, con la gassificazione, non è altro che un processo di incenerimento, però con assenza di ossigeno. La pirolisi è con parziale assenza di ossigeno, cioè c'è una piccola differenza, però sostanzialmente questi tre sono tre inceneritori. La fermentazione alcolica e la digestione anaerobica, quello che ci interessa, è un processo di cosiddetto biologico. Quindi o faccio una centrale con il cippato, con la legna, produco energia, prendo incentivi. Faccio la fermentazione di tipo anaerobico, produco biogas o biometano, prendo incentivi. Questo è il classico impianto. Allora, attenzione, perché noi stiamo distruggendo il terreno, ma stiamo distruggendo anche quello che è un po' la nostra salute. Allora, la produzione intensiva di biocarburanti rappresenta un potenziale rischio per la salute pubblica.
ci sono una serie, ma soprattutto alcuni elementi danno l'isopreme, che è un elemento dannoso ed è un propulsore dell'ozono. Allora, che cosa succede? Succede che noi, a volte i contadini lo fanno anche perché hanno la necessità di guadagnare, mettono a disposizione i propri terreni e si va ad una coltivazione intensiva che non ha niente a che vedere con i prodotti naturali da consumo. Servono soltanto a produrre elementi da fermentare o da bruciare. Quindi la coltivazione dei biocarburanti, vedete? Allora, sempre uno studio del Politecnico di Milano ci ha detto che quello che noi utilizziamo per produrre biogas in Italia, questo a livello mondiale, perdonatemi, allora potrebbero essere sfamate 280 milioni di persone con i frutti della terra. 200 milioni di persone potrebbero mangiare a sufficienza grazie a queste risorse. 70 milioni di persone potrebbero ricevere nutrimento delle calorie. Cioè, non pensate solo all'Italia, ma ci sono nazioni che sono dedicate assolutamente a coltivazioni di questo tipo. Magari le importiamo queste cose, quindi stanno. Immaginate l'energia che ci vuole con treni, navi, per far arrivare queste cose da bruciare anche in Italia, assolutamente anche in Italia. Quindi a livello globale il 4% delle terre agricole, 41,3 milioni di ettari, sono dedicati a questo tipo di produzione. In Italia 1,25 milioni di ettari e 4,3 miliardi di metri cubi di acqua che io devo utilizzare per produrre questi elementi. L'impatto sull'economia è pesante, perché c'è una limitazione del prezzo, il rincaro del mais, vedete le farine come si alzano. Oggi si preferisce mettere il mais da fermentare, non il mais per produzione di cibo. Noi compriamo mais, compriamo grano dal Canada, però noi abbiamo delle leggi che non si possono utilizzare degli OGM e delle sostanze legate comunque agli OGM. Compriamo mais e compriamo grano dal Canada, però le leggi sono di tipo diverso e quindi non abbiamo elementi OGM, ma abbiamo prodotti disturbanti o altre cose che in Italia non sarebbero ammessi. Il nostro concetto di rifiuto è questo, cioè noi abbiamo un mondo da trattare in un certo modo, a volte da disfarsi, a volte da recuperare, e qui è il sano rapporto che dovremmo avere, cioè recupero di materia spirito. In questo mondo ci sono anche gli aspetti agricoli, però c'è questo alla fine che comanda. Cioè, non si farebbero impianti tipo quello di Anzio da un valore di 40 milioni di euro se non ci fosse una speranza di recuperarli in tempi brevissimi. In tempi brevissimi, questi impianti recuperano intorno ai 6-7 anni. E guarda caso, la società che si propone di fare questi impianti sono società di solito che hanno un capitale tra i 4 e i 7 e 10 mila euro, non di più. Perché? Perché trovano, sono investimenti a basso rischio, perché io faccio un contratto con lo Stato. Nel momento in cui io vado a rapportarmi con il gestore dei servizi energetici e gli dico produco biometano, produco energia elettrica, io per 30 anni ho fatto un contratto con lo Stato e quindi per 30 anni lo Stato mi paga e quindi troverò sempre una banca disposta a finanziare il mio progetto. Infatti sono società con... Non faccio nomi per motivi vari, ma sono società che si reggono con 4.000 euro di capitale. Quindi rientro dell'investimento, anche la frazione organica, quella casalinga, che viene portata in questi impianti, ha un costo. Cioè, questi impianti la ricevono a 130 euro a tonnellata, ma 130 sta andando verso 150. Questo era il prezzo della Pilos, 130.
ma arriverà anche di più, perché fanno cartello, più impianti ci sono, meno si utilizzano le discariche, che dovrebbero assolutamente essere chiuse, perché nel momento in cui io faccio una selezione accurata, un recupero, un riutilizzo, non mi rimane niente, mi rimane soltanto la sostanza organica che posso fermentare nella maniera corretta. Quell'impianto di Anzio, tanto per farvi un esempio, è un impianto un po' particolare. Tra le sue caratteristiche c'è anche la produzione delle cosiddette CSS, combustibile solido dai rifiuti, cioè la parte che non è fermentabile, la parte sporca della raccolta differenziata, la plastica, viene utilizzata in forma di ecoballe o pellettazione e portata negli inceneritori, ma grazie a una legge legge Clini del 2013 può essere bruciata nelle centrali termiche e può essere bruciata nei cementifici. Quindi il grosso affare del futuro è questo. L'Enel sta trasformando la sua centrale a carbone di Civitavecchia non più a carbone, non volete il carbone perché vi inquina, perfetto, io brucio queste sostanze, la plastica si dovrebbe recuperare, assolutamente. Quindi gli investimenti su questo mondo sono altissimi. Lo stesso consorzio compostatori ci dice: signori, abbiamo chiuso, il valore dei rifiuti in Italia sono 30 milioni di tonnellate l'anno e c'è un valore economico di 9,10 miliardi. Sono 10 miliardi. Noi ne abbiamo intercettati solo 5, quindi costruiamo altri impianti, facciamo assolutamente operazioni di questo tipo. L'Emilia Romagna, che ce n'ha un botto soprattutto di tipo agricolo, è quella che ha il più alto tasso di tumori e di polveri sottili. Si vede in maniera molto 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 bene. Però eccolo qui, sono arrivati incentivi anche al biometano. Questa qui ce la racconta tutta. Allora, Regione Emilia Romagna, produzione di parmigiano reggiano. Il parmigiano reggiano sappiamo tutti che è un prodotto di alta qualità. Bene. Ce l'hanno rimandato indietro dagli Stati Uniti, da qualche altra nazione, perché conteneva delle sostanze riconducibili a quegli elementi che vi dicevo prima, che sono altamente pericolosi. Che vuol dire? Vuol dire che la mucca mangiava l'erba che era stata erogata di quelle sostanze, produceva il latte ha prodotto il parmigiano reggiano, e all'interno di, quelli, di alcune forme si è trovato sostanze riconducibili ai clostridi. Allora, che cosa hanno fatto? Una legge regionale che dice: nell'area del parmigiano reggiano protetta quelle sostanze non si possono dare. Allora, perché nell'area del parmigiano no e nelle altre realtà sì? Cioè, questa è una domanda che non credo che ci sia la necessità di dare una risposta, però è questa la realtà. In altre situazioni, vedete, questi sono funghi che non appartenevano a questo territorio, irrorati con quelle sostanze, sono registrati, cioè c'è un'acidificazione del territorio, cioè c'è una distruzione assolutamente di quello che può essere la corretta gestione dell'agricoltura in generale. Ci sono società come questa che regala il proprio compost, tra virgolette, facendo un accordo con il comune, le dà 50 kg a cittadino. Perché? Perché non sa che cosa farci. Il problema non è quello di produrre il compost, il problema è produrre energia, quindi elettrico o biometano. Questi qui lo regalano perché altrimenti lo devono portare in discarica e pagare la discarica, e gli costa molto di più, e quindi fanno questa operazione sostenuta anche dal comune. Quanto siamo bravi noi il comune, quanto siamo bravi noi società che siamo all'interno di questo comune e vi regaliamo 50 kg pro capite di compost. Lo stesso CIB, che sarebbe il Consorzio Italiano Biogas Biometano, lo vende come qualcosa di favoloso,
è riuscito a mettere le proprie rappresentanti in una commissione europea che sta studiando la compatibilità tra il gas metano cittadino e il gas metano prodotto, e ci sono delle grosse difficoltà. Beh, loro lo dicono con molta chiarezza: siamo forti, siamo riusciti a mettere dei nostri personaggi all'interno di questa commissione europea. Qui abbiamo il controllore e il controllato che praticamente stanno sullo stesso lato. La situazione che c'è qui intorno, bene o male, la conoscete, nel senso che abbiamo Domezia, Ardea, Aprilia, Anzio, Belletti, sono tutte realtà che sono state prese di petto per fare impianti. Allora, ultimamente l'ambiente regionale faceva notare una cosa: se autorizzassero il tonnellaggio che ogni impianto propone, la somma del tonnellaggio sarebbe superiore a tutta la produzione di compost, a tutta la produzione di umido prodotto, parliamo di frazione organica della raccolta differenziata in questo caso, di tutta la produzione che abbiamo oggi nel Lazio. Quindi a questi signori non gli interessa niente, perché potrebbero acquisirlo da altre regioni, quindi l'importante è che si autorizzino questi impianti. Questa è una bella scheda che mi ha fornito l'amico, dove nella vostra realtà, Nettuno, Anzio, Aprilia, Ardea, vedete tutte queste freccette gialle, sono tutti impianti di compostaggio cosiddetto, impianti di fermentazione. C'è la Migros, ci sono gli impianti di Anzio, ci sono gli impianti di Ardea, se andiamo su a Pomezia ce ne sono ancora, a Riga ce n'ha anche troppi, cioè a Riga, facendo una conferenza, scoprì che in un documento del comune c'è scritto: noi faremo 6 impianti di questo tipo sul nostro territorio, cioè 6, non uno, 6. Il perché non si è mai capito, il perché non tenere conto che la Tigros da sola sono 120.000 tonnellate, sarebbe sufficiente, ma non dovrebbe essere fatta a sostenere tutto il carico. Viviamo nell'assurdo, cioè la centrale di Aprilia, conoscete senza meno, compensa i comuni limitrofi per il danno che fa. Inquina tantissimo, però ecco, cioè io monetizzo il danno, quindi alla Briga gli do 350.000 euro, a Nettuno gli do 40.000 euro e così via, in funzione della distanza o in funzione di vecchie conoscenze. Cioè la monetizzazione del danno è quella che è la logica che passa attraverso questi aspetti. Torni dietro. Qui è la Migros che può arrivare a 120.000, questi sono i due impianti di Anzio, trattamento dell'organico stiamo intorno ai 70.000 solo dell'organico, qui è il processo di quello di Anzio, qui per esempio è quello di Ardea che abbiamo affrontato in altro momento, in altra conferenza. Vedete, questo è un impianto prettamente agricolo, cioè non prende la frazione organica dei rifiuti, ma prende il sorgo, la salsa, le bucce di patate, liquame bovino, bufalino, siero di latte, altre cose, totale 115-120.000 tonnellate. Cioè, queste sono sostanze che comunque, ripeto, occupano terreni, occupano energia. A distanza di 300 metri, 280 metri da Tor di Bruno, che è una localizzazione molto grande, già c'è un impianto che tratta i reflui bufalini, e gli amici di Ardea portano l'odore appresso, nel senso che non l'odore che rimane in mente, non l'odore che hai sulla pelle. Vedete questo di Aprilia? Qui tocchiamo, questa è la Friel di Aprilia. Qui tocchiamo l'assurdo, perché questo impianto produce biometano, però ha bisogno di energia per l'autoconsumo. Allora la legge gli permette di fare questo: due contatori, io l'ho schematizzato in questo modo, qui c'è la rete del metano cittadino, prelevo il metano,
lo porto nel cogeneratore, mi faccio energia elettrica per l'impianto, però nello stesso tempo fermento, produco biogas, lo trasformo in biometano e lo rivendo immettendolo sulla stessa rete. Il guadagno tantissimo, perché se io facessi una parte di quello che produco lo utilizzo per l'autoconsumo, non ci guadagnerei tanto quanto ci guadagno con queste possibilità che la legge mi permette. Allora, è vero che le leggi le fanno i potenti per i potenti, però è vero pure che è un freno a certe cose, bisogna metterlo assolutamente. Scusate, io sono sempre molto... Allora, ho iniziato insieme a un amico a interessarmi di questo progetto che rispecchia proprio la casistica dell'agricoltura, nel senso, Roma, confine di Pomezia, è stato presentato due mesi fa un progetto di questo tipo, azienda agricola di 100 ettari, impianto per il trattamento della frazione organica e di tutto ciò che sono i reflui di questa fattoria per un totale di 240.000 tonnellate. Allora, Roma oggi sta producendo circa meno di 300.000 tonnellate di materiale organico. Questo impianto, sempre Cerroni, non so se qualcuno il nome dice qualcosa, della discarica di Malagrotta, tanto per essere capiti, questo impianto da solo arriverebbe a una potenzialità di 240.000 tonnellate. È qui che chiamo in causa la regione, perdonatemi, siamo anche in fase di campagna elettorale, però per regione non intendo il partito o i partiti. Chiamo in causa Zingaretti come posso chiamare in causa la Polverini, è la stessa identica cosa. Rispetto a queste valutazioni il comportamento è univoco. Questa regione non pianifica, non sa pianificare. Servono impianti di questo tipo? O possiamo limitarli perché possiamo fare il trattamento aerobico? Ma se servono dobbiamo anche capire dove si vanno a mettere e perché si vanno a mettere. In questo modo io do la possibilità a tutti di fare pressioni, di proporre impianti che dopo rischiamo di utilizzare con frazioni organiche che ci vengono dall'altro mondo. Quindi qui è un discorso assolutamente. Allora, gli incentivi hanno drogato il mercato. A dicembre è uscito fuori il decreto che ci diceva le rinnovabili. Allora, non do più incentivi, o perlomeno riduco gli incentivi alla produzione di energia elettrica, do incentivi sempre più alti alla produzione non di biogas ma di biometano. Quindi vado a scendere, per quello che vedete dal 2012 e 13, dal 7,5 al 5,3, vado a scendere il valore dell'incentivo per chi produce energia elettrica con questi sistemi, ma nello stesso tempo impongo di elevo, anzi, perché la Comunità Europea ci ha detto di inserire un certo quantitativo di biocarburanti nella produzione di carburanti. Ah sì, va bene, allora lo facciamo. Come lo facciamo? Premiando quelli che lo fanno. Però attenzione, si stanno riducendo gli incentivi ai pannelli fotovoltaici. Chi mette il pannello fotovoltaico oggi prende molto di meno, perché quel monte di incentivi va a privilegiare la produzione di biometano. Il biometano non è altro che un biogas purificato, cioè innanzitutto il biogas quando si produce va purificato con una serie di elementi, vedete questi rossi, tolgo l'acqua, una parte di idrogeno, l'ammoniaca, i silossani, dopodiché ho il biogas, ma se continuo a levare il biossido di carbonio, un po' di ossigeno, l'azoto, ottengo il biometano sporco. Dopodiché passa attraverso dei sistemi di purificazione, volgarmente detto è un sistema upgrading, cioè di pulizia, lo rendo pulito tra virgolette, dopodiché la legge mi dice che lo posso immettere in rete, quindi vado sulle stesse canalizzazioni del metano, oppure lo posso vendere nell'attività di trasporto, e qui gli incentivi arrivano alle stelle.
Allora, innanzitutto ancora non è possibile dal 2013 ad oggi immettere il biometano in rete, non è possibile perché mancano delle norme attuative per la compatibilità tra i due gas. È possibile invece venderlo per utilizzo trasporto. C'è quella commissione che sta lavorando in Europa, ma ci sono delle grosse difficoltà. Posso ancora farlo col metano anche del genere? Chi paga tutti questi incentivi? Li paghiamo noi sulle nostre bollette. Le varie componenti che vanno per le fonti alternative le paghiamo sia sulla bolletta dell'energia elettrica e da un anno e mezzo anche su quella del gas. Non so se qualcuno se n'è accorto, perché l'autorità per l'energia ha fatto tutto nel massimo silenzio. Cioè, in pratica, che cosa succede? Che noi, noi abbiamo la componente A3 sulle bollette elettriche e da un po' di tempo abbiamo anche una componente sulla bolletta del gas, quindi noi finanziamo praticamente gli incentivi a questi signori. Dal 2001 ad oggi, questo dati ultimi non sono aggiornati, c'è una sorta di contatore del gestore servizi energetici, ma non è aggiornato all'anno. Noi abbiamo speso 90 miliardi di euro dati alle fonti alternative. Nel 2013 abbiamo pagato solo nel 2013 15 miliardi, reali, 15,8 reali ne abbiamo versato 13,4 tutti noi. Mediamente noi paghiamo dai 200 ai 300 euro l'anno su bolletta. Dipende dalla potenza che abbiamo, dal tipo di contratto che abbiamo, però da 150 a 300, da 1,5 a 3 kW a 6 kW praticamente è quello. E abbiamo il costo dell'energia più alto d'Europa, assolutamente. Questa è una notizia abbastanza fresca che pochi conoscono, c'è una truffa sugli incentivi a livello nazionale enorme e scandalosa, tanto è vero che la finanza ha dovuto aprire un suo ufficio all'interno del gestore dei servizi energetici, cioè gente che non produceva e gli davano incentivi. Quindi siamo a livelli pazzeschi. L'alternativa a tutto processo qual è? A questo processo qual è? È quello di cominciare con un compostaggio familiare, assolutamente. Togliamo frazione organica che può essere utilizzata in modo diverso. I benefici dell'agricoltura sono tantissimi. Io non voglio fare pubblicità a me stesso, però questo è una cosa che può aiutare. Io anni fa feci uno studio, un progetto per un comune di 7.000 abitanti e gli dimostrai che poteva chiudere il circuito dell'organico all'interno del proprio comune risparmiando tantissimi soldi, facendo quello che oggi viene definito il compostaggio di comunità. Se a qualcuno interessa va sul blog e lo può scaricare, perché l'ho messo dal primo giorno in rete, quindi è del 2012-2013, nemmeno mi ricordo, ed è piaciuto talmente tanto, riproposto in altri comuni, che la Bernegri se ne è appropriata la Coldiretti, e vi racconto questa storia perché siamo in ambito di informazioni sul mondo agricolo. Allora, questo progetto pilota io l'ho definito una provocation paper, sostanzialmente perché c'era un gruppo di sindaci e il mio obiettivo era quello di impedire i bianchi industriali che potessero far male. La risposta era sempre quella: beh, ma con l'umido che ci faccio? Dove lo porto? Il discorso è stato lo sviluppo di questo studio con degli apparati che vi farò vedere, che sono semplicissimi e che non costano nemmeno. La legge di stabilità 2015, il collegato ambientale della legge, oggi dà dei contributi, finanzia il compostaggio di comunità. E la stessa Regione Lazio, attraverso i fondi europei FESPR, finanzia anche aspetti di questo tipo. Allora, questi sono i compostatori per il compostaggio di comunità. In questo caso
tratta al massimo 700 tonnellate l'anno, quindi fino a un paese di 10.000 va bene, ma il paese di 50.000, lo studio che abbiamo fatto a Bozzato per Aprilia, non è che significa che non posso utilizzarlo. Spacchetto il comune nelle frazioni e ce ne sono talmente tanti lidi che posso andare a chiudere il circuito. Quindi in questo caso questi sono vari tipi di compostatori. Questo è un comune per esempio di 2.000 abitanti, 2.500 abitanti, che con un piccolo compostatore sta nella provincia di Viterbo, ha fatto sì che il suo umido non uscisse dal comune, significa che non utilizzo mezzi, non c'ho trasporti, abbattimento dei costi, cioè è assolutamente la soluzione. Con questo furgoncino vanno a ritirare l'umido, lo mettono dentro questo compostatore e il processo dura inizialmente qualche mese, dopodiché ogni giorno metto l'umido e il compost vero esce. Posso utilizzarlo immediatamente se mischiato con la terra, o utilizzarlo invece secco, stazionato, depurato sostanzialmente dopo qualche mese. A Bellere, vi dicevo, ve la voglio raccontare questa cosa, perché a Bellere volevano fare due impianti per la produzione di energia elettrica, biogas, biometano, discariche, volevano fare di tutto. L'alternativa è stata di questo tipo. Bellere è una realtà agricola, il 30-35% abita in campagna. Allora, se noi utilizziamo il compostaggio individuale, familiare, e per il resto che abbia in città utilizziamo 2-3 apparati di compostaggio di comunità, un paese di 53.000 abitanti, noi l'organico non lo facciamo uscire. Significa che il compost mi ritorna per l'agricoltura e soprattutto per gli orti e giardini del paese. Questa idea folle all'inizio in consiglio comunale ha spaesato un po', dopodiché ho avuto la richiesta da parte della Coldiretti regionale di fargli il progetto. Vi dico questa cosa perché è emblematica. Mi sono rifiutato perché i progetti sostanzialmente io li faccio gratis per i comuni e per i comitati, ma dietro c'è una filosofia. C'è la filosofia delle scuole, dell'interesse dei cittadini, c'è il rapporto tra cittadino e amministrazione, c'è l'esatta percezione di quello che faccio e quello che posso recuperare con il compost che posso utilizzare, cioè fa parte di un mondo filosofico e culturale che forse non appartiene a chi ha degli altri interessi. La Coldiretti ha portato avanti la sua idea con alcuni soggetti di Pellegri e questa idea è fondamentalmente passata anche a livelli politici e si sta attrezzando per andare su ogni realtà della Regione Lazio a proporre questa cosa. Cioè, anticipo io il costo del compostatore, però tu mi dai l'organico per 20 anni, 30 anni, quindi diventa una società spaventosamente ricca. Che cosa c'è dietro? Allora, Bellini porta ancora il suo umido alla Kyros e lo paga 103, e deve pagare la Kyros per 135 euro a tonnellata. Nel progetto nell'ipotesi della Coldiretti, l'umido il comune lo deve portare alla Coldiretti in una realtà in campagna e dalla Coldiretti 90 euro a tonnellata. Nell'ipotesi, permettetemi, mia, questa era la realtà. Bellegri ha una società di raccolta rifiuti partecipata con il 46%, quindi si può raccogliere l'umido e trattarlo con questi compostatori all'interno della società, il costo era inferiore a 10. Non lo so come andrà a finire, so che in molte altre realtà la Coldiretti ha sfondato con questo accordo, perché c'è un supporto di tipo politico. Scusatemi, ma voglio essere chiaro. Questo dava anche occupazione, attenzione.
Questa ipotesi è stata illustrata anche a Napoli e vi devo dire che c'è molta attenzione su questa possibilità. Ricordatevi, e chiudo, che comunque la IARC ha detto che l'inquinamento dell'aria è cancerogeno e il nostro impegno dovrebbe essere rivolto verso qualsiasi forma industriale che produce inquinamento, anche l'inquinamento domestico. La nostra speranza di vita è vero che si è elevata da 77 a 80 per gli uomini, da 83 a 85 per le donne, ma la speranza di vita in salute è scesa in maniera anche pesante. I maschi da 68 a 61, le donne da 71 a 60. Quindi significa che noi viviamo di più, ma viviamo male. Viviamo assolutamente male. E ricordatevi sempre degli effetti cumulativi, cioè ogni progetto che si presenta fa un'analisi della valutazione dei rischi, una valutazione ambientale, uno studio di impatto ambientale, così definito, rispetto a quello che è la sua produzione e il suo impianto. Non esiste una legge che imponga che questo studio debba tener conto degli effetti cumulativi di altre realtà che sono sul territorio. Quindi se noi pensiamo a Anzio, dobbiamo pensare a tutti quegli impianti, ce ne sono alcuni che sono assolutamente pesanti, e quindi quel valore dell'impatto A deve essere sommato agli impatti B, C e così via, e vedremo che i valori di legge vengono automaticamente superati. Cioè quando si fa una verifica delle emissioni, si fa con una tabella stabilita per legge e un esame a metro cubo di emissione che esce dal camino. Però quelle emissioni non è che si fermano lì, viaggiano col vento, si depositano a terra. La sommatoria delle emissioni, non c'è apparecchio che possa misurarla, anche perché se c'è acqua, piove, c'è un dilavamento e vanno a finire nel sottosuolo. Quindi attenzione, noi come organizzazioni, come comitati autonomi, ce la mettiamo tutta, ma anche il cittadino deve essere cosciente e coerente con se stesso. Grazie. Se avete domande, potete. Faccio parte, buonasera, del Comitato Nomi Asi che si occupa dell'Archivio Ostacea, che è situata nel territorio di Aprilia, ma allo stretto confine con le Cancelli, quindi quei quartieri lì di Nettuno. E stiamo combattendo perché i disagi sono soprattutto dalla parte di Nettuno, perché per quanto riguarda Aprilia, l'Archivio è talmente ai margini della città che le periferie sono abbastanza vuote, però nell'ambito del nostro comitato ci sono persone delle carriere, della corsiera, eccetera. Volevo fare una domanda a tutti. Allora, abbiamo visto le cartine dei territori, si parla di Appenna, di Aprilia, di Anzio adesso, no? Di Lutero. Ci domandiamo come mai Nettuno non c'è? Allora, non abbiamo certezza, però ci sono delle voci insistenti che dicono che c'è già qualche cordata di imprenditori, adesso siamo in campagna elettorale, quindi probabilmente disponibilità di qualche politico. Non è detto, io non voglio fare terrorismo, però chiediamoci questa cosa, quindi occhio, solo così, scusate. Giancarlo, ci conosciamo, ti ho detto anche un collegamento, se non lo senti. Tre domande, una implicitamente hai già risposto, ma volevo comunque sottolinearla, cioè chi paga il costo degli incentivi? Perché ho l'impressione che, considerando l'incentivazione che viene erogata dallo Stato, l'energia alla fine, questa cosiddetta da fonti rinnovabili, ci costa di più
dell'energia prodotta con sistemi, diciamo, canonici, chiamiamoli così. E quindi alla fine questo vantaggio, quantomeno sotto il profilo economico, non c'è. Però poi hai risposto implicitamente quando ci hai detto che sostanzialmente i contributi che vengono erogati per il rinnovabile li paghiamo noi cittadini stessi sulla bolletta dell'energia. E quindi a questo punto lo Stato non ha nessun interesse a frenare il fenomeno, perché tanto non paga lui, paga i cittadini. E qui mi riallaccio invece a un altro discorso che hai fatto relativamente al, diciamo pure, sempre all'incentivazione al costo della bolletta. Si è aggiunto un altro fenomeno che è pesantissimo per quanto riguarda i cittadini, proprio con la finanziaria di quest'anno, ovvero è stata data la possibilità all'Enel, sostanzialmente chi produce energia elettrica, di riportare in bolletta i costi cosiddetti accessori in modo completamente diverso da quello che veniva fatto negli anni precedenti, ovvero non paghiamo più in bolletta i canoni aggiuntivi, che sono la distribuzione, che sono i costi amministrativi, eccetera, in funzione di quello che è il consumo, ma li paghiamo come una quota fissa. Ovvero sono stati pesantemente penalizzati i bassi consumi. Io vi faccio un esempio semplice, tanto per farvi capire che cosa significa. Nel mese di ottobre-novembre, con un giardino, con una pompa condominiale, per estrarre l'acqua di irrigazione, perché ovviamente non usiamo l'acqua potabile per l'irrigazione. Nel mese di ottobre e novembre, per un consumo di 290 kWh in due mesi, è arrivata la bolletta dell'Enel di 104 euro. Nel primo bimestre 2015, ovvero con la nuova legge, visto che eravamo in inverno, l'acqua giardini, ovviamente l'acqua non si consumava, il consumo è stato solamente di 29 kWh, cioè un decimo, e la bolletta è stata di 110 euro. Cioè, nonostante il consumo fosse un decimo, la bolletta era più alta di quella dell'anno scorso. Che cosa significa questo sostanzialmente? Che da una parte si incentiva a produrre energia elettrica magari attraverso i pannelli solari, però il pannello solare io sono costretto ad agganciarlo per scambio sul posto all'Enel, e quindi devo avere un contratto con l'Enel, alla quale non chiedo energia perché me la produco da solo, però l'Enel mi fa pagare lo stesso una gabella pesantissima, togliendomi gran parte del vantaggio che io ho a produrmela da solo. Questa è un'altra truffa, una truffa bella e buona. La domanda è, volevo il suo parere su questo sostanzialmente. E l'ultima, invece, visto che purtroppo non c'è stato tempo da spendere sull'argomento, il compostaggio, chiamiamolo condominiale, che potrebbe essere una soluzione estremamente interessante anche per le città, con le comunità, perché se ne parla veramente poco, perché abbiamo parlato sempre di compostiera domestica e di grossi sistemi di compostaggio. Invece la soluzione penso che sia proprio quella che purtroppo non hai avuto tempo di affrontare in profondità, che invece potrebbe essere estremamente interessante da affrontare nelle piccole comunità, ma intese anche come 20, 30, 40, 50 mila abitanti, perché basta moltiplicare per 3, per 4, per 10 quegli impianti che ci hai mostrato per risolvere il problema, e questo sarebbe veramente una svolta importante. Quindi se in una prossima occasione potessi approfondire queste cose. Grazie. Speriamo che la notizia che ci hai dato sul Nettuno sia non vera, ecco, quantomeno, perché c'è da chiedersi. Ma sì, ma anche perché non riesco nemmeno a capacitarmi, dopo mi sembra che sia di gennaio 2016 l'autorizzazione per la Kikros, lo sblocco sostanzialmente della Kikros. Il sequestro, quindi c'è un altro impianto su questa realtà, è fuori da qualsiasi logica, rispetto a quello che mi dicevi, il mondo dell'energia proprio lo conosco meglio del mondo dei rifiuti, nel senso noi assistiamo dal processo, perdonatemi, di privatizzazione a delle forzature nel mondo dell'energia che sono spaventose. Pochi sanno
che faccio degli esempi macroscopici. Se voi vedete l'importazione dell'energia che ha l'Italia da 30 anni a questa parte, ha sempre un andamento piuttosto lineare. Che cosa significa? Che noi siamo quasi obbligati a prendere il 13, 14, 15% di energia dall'estero. C'è della necessità? No. Allora, il nostro parco di produzione è talmente alto e supera abbondantemente i 90.000 megawatt, mentre la parliamo di 90 gigawatt, mentre il consumo, perlomeno la potenza destinata al massimo consumo, ce l'abbiamo avuto qualche anno fa ed era di 53 gigawatt. Allora, che cosa significa questo? Significa che le energie rinnovabili che sono arrivate sono arrivate ad una potenza di circa il 17% per quanto riguarda la potenza installata. Non so se riesco a spiegarmi. È arrivato in dei momenti anche al 40% dell'energia erogata. Allora, per fare un esempio, se io ho i pannelli solari, l'Enel o qualsiasi gestore è costretto a comprare prima la mia energia e dopo a produrre la sua. Se ho le paleoliche, prima passa la cosiddetta energia da fonti rinnovabili, o anche questa dagli impianti che abbiamo descritto, dopo attiva le sue centrali termiche, turbogas, a carbone o a olio, ancora ce n'è qualcuno a olio. Cioè, questa è la logica, ma questa è la logica perversa. Perché? Perché succede anche di questo. Non so se vi è capitato mai di andare in zone con forte presenza di paleoliche. Alcune le vediamo fermi, non girano. Uno può pensare che è in manutenzione. In realtà non è così, perché si autorizzano impianti di potenze così elevate che non ci sono le linee proporzionate per portare quella potenza. Il gioco è doppio: da una parte favorisco il gestore che ha centrali tradizionali e dall'altra non investo nella modifica della rete. Uno dei problemi di questo paese è la rete che è obsoleta. È una rete che doveva essere ammodernata nel periodo della privatizzazione. Chiaramente con quell'idea è saltato tutto. Oggi è Terna che gestisce questo processo, ma Terna è una società per azioni e quindi non fa altro che spostare da un anno all'altro questi aspetti. Noi abbiamo superato quello che l'Europa ci diceva, cioè nel 2020 il 17% di energia rinnovabile. L'abbiamo superato a tanto, tant'è vero che oggi si mette quasi in blocco a quello che è il discorso dei pannelli solari, delle soluzioni geotermiche o compagnia bella. Si favoriscono invece gli altri industriali. Cioè c'è una volontà politica ben precisa. Un altro esempio classico: le centrali idriche di pompaggio. In pratica la centrale idrica scende l'acqua, fa energia. Ci sono delle centrali di Enel, soprattutto anche di altri gestori, che il giorno dal bacino superiore scende l'acqua e produce energia, la notte prende energia, la notte funziona da pompaggio e riporta. No. La notte sfruttano le onde. La notte, perché io consumo energia che mi viene anche dall'estero a costi bassi. Quindi io la notte riporto sull'acqua e il giorno mi aiuta. Bene, questo processo l'Enel lo ha bloccato perché non gli conviene. Cioè noi abbiamo centrali idriche ferme perché non conviene. Allora, qui sarebbe
da ribaltare un po' tutto il concetto rispetto a quello che è la gestione. Rispetto alla gestione commerciale, e tu hai perfettamente ragione, hanno fatto un blitz e soprattutto vengono penalizzate le potenze contrattuali più basse, meno consumi, più paghi. Ho tutelato di nuovo chi ha più soldi. Sostanzialmente questo. Sì, soprattutto è penalizzato chi autoproduce. Anche chi autoproduce, ma chi non autoproduce, che consuma, viene penalizzato da queste scelte. Allora, scusa. C'era Angelo Casto che si sta prendendo il cuore anche con attività in prima persona, poi se vuole, non può dirci. Però questa è una domanda, io ti volevo chiedere, lo dico subito, se c'è stata qualche innovazione legislativa, qualche nuova novità rispetto al compost di qualità, perché nelle discussioni, diciamo così, internos, no? Io parlo da profana, esce fuori sempre che tu hai dato degli indicatori sul compost di qualità come deve essere, però la legge lascia delle maglie che fanno entrare la mafia, adesso semplificando i termini del discorso, ecco, volevo sapere da te qualche elemento eventualmente. Lascio la parola a Angelo Casto. 2 secondi solo. Scusate, la domanda è questa: se si mette una centralina per il controllo della qualità dell'aria, perché in una zona diciamo limitrofa dove c'è un impianto che ancora deve essere magari fatto, tipo quello di Anzio, oppure per esempio dove c'è la Kiklos che ancora non è stata riaperta, e si fa quindi un controllo, un monitoraggio dell'aria, della qualità dell'aria, e poi si fa dopo, perché chiaramente questa centralina rimane, a quel punto si trovano gli elementi per poter procedere eventualmente dopo a una verifica, e nel caso in cui questi valori dovessero essere alti si può procedere anche per attentato alla salute pubblica. Cioè, se uno lo fa prima questo lavoro, è corretto? No, allora me lo spiega così almeno. Allora, rispondo prima a lui e dopo a te. Allora, le centraline messe dalla regione e che vengono monitorate in maniera non costante fanno attenzione soprattutto a quello che può essere il discorso per le polveri sottili, ma polveri sottili che si fermano su PM10, PM5, cioè apparecchiature che vanno più verso micropolveri, non le installano. Io ho l'esperienza di Colleferro. Colleferro, sapete, è una realtà assolutamente sottoposta a impatti di tutti i tipi, chimici, ci fu la storia dell'inquinamento della Valle del Sacco con l'esacloro cipresano, ha stravolto tutta la Valle del Sacco. Le centraline che sono in quella realtà non funzionano mai. Quando funzionano, ma basta andare, guarda, al di là della realtà individuale, basta andare sulla pagina, non mi ricordo il numero, sulla pagina regionale legata alla ARPA. Ci sono le indicazioni delle centraline riportate su una pagina in televisione, mi sfugge il tempo. E in pratica, dove sono queste centraline, che possono essere Roma, Civitavecchia, cioè le zone più impattanti, giorno per giorno vengono monitorati i dati. Televideo, scusa. A una certa età non succede. Il problema qual è? Che a fine anno si assiste a una situazione di questo tipo. In questa realtà si sono avuti 30 superamenti. Punto. Mi è capitato mai, lo vedevo. Ti dà il numero dei superamenti, ma i superamenti non è un'elaborazione costante, è un'elaborazione che fanno quando ti pare a loro. Quindi che cosa significa? Significa che i superamenti, io non so a che livello sono arrivati. E non so nemmeno se quei superamenti sono durati un'ora, 2 minuti o una settimana.
Allora, la storia degli NOx l'avete seguita, credo, cioè quando le fabbriche producono motori, Volkswagen, sono stati messi sotto bagno in America, c'è stato risvolto anche in Europa. Allora, la comunità europea che cosa ha votato? Che il valore di NOx da 83 mg a chilometro può passare a 150 mg a chilometro. Dopo tutta quella storiaccia, dopo Parigi, dopo il COP21, hanno votato tutti, meno, se posso dirlo, una parte del PD no e i 5 Stelle no, il resto hanno votato tutti ed è passata questa logica. Allora, se fa male, dobbiamo, per tutta una serie di contiguità, dobbiamo ridurre l'impatto, non favorirlo. C'è sempre il dualismo tra occupazione o permissivismo, sostanzialmente. Allora, ce lo insegna pure a Bari in Puglia, quello che è successo con l'Ilva dei Tardi. Questa realtà. E dopo, scusate una cosa, soprattutto per le polveri sottili che sono tra gli elementi più dannosi, non esiste filtro al mondo che possa limitare le polveri ultrasottili. Cioè, quando si leggono questi progetti, si parla sempre di filtro a manica, di scrubber, cioè di elementi filtranti che limitano. È statisticamente provato, ma non c'è bisogno della statistica, cioè le micropolveri sono, immaginate la grandezza di un capello, le micropolveri sono il centesimo del capello visto in sezione e quelle passano attraverso questi filtri, non c'è niente da fare. Passano attraverso questi filtri e noi li respiriamo. Quindi se tu mi fai il controllo sul PM10 ma non mi fai il controllo sul PM05 115, non è cambiato niente. Più sono fini, più vanno nella parte dei polmoni, li stazionano. Le polveri grosse io le respiro, le butto fuori, le polveri ultrafini restano lì. Cioè, non posso fare una considerazione dell'analisi prima, analisi dopo. Io in commissione ambiente per Lazio ho chiesto che questa zona venga messa sotto controllo VIS. Che cosa significa? Valutazione di impatto sanitario. Cioè, prima di autorizzare un impianto, la legge non prevede, ma la Regione Lazio non se ne frega perché non ha fatto una legge in materia, si può attuare la valutazione di impatto sanitario, che può prevedere anche quello che si chiama lo screening delle persone, arrivando anche a sistemi di controllo della qualità della vita dell'ammalato. Cioè, perché ti sei ammalato di tumore, perché conduci una vita poco sana o perché respiri cose che non vanno. E quindi lo screening va a vedere se hai, che ne so, parenti che hanno avuto la stessa malattia. Cioè, questo si chiama screening di corte, non corte con la sua. Allora, ci sono le possibilità per capire meglio queste cose. E che non vengono attuate, perché altrimenti dovrebbero chiudere metà degli impianti che sono attivi e soprattutto negare l'autorizzazione a quelli italiani. Sì, allora mi collego con tutti e due, nel senso che compostaggio di comunità o compostaggio di caseggiato sostanzialmente la stessa cosa, nel senso cambia la grandezza dell'elemento, però si può fare benissimo 50 appartamenti un compostaggio. Cioè, facendo l'analisi con Frascati per un comitato, ci sono delle frazioni dove non arrivano a 400 persone. Bene, lì si vede un impianto più piccolo, siccome è lontano dal paese si risolve il problema. Il problema del compost vero, allora, ripeto, la legge non definisce il compost di qualità come definizione di legge per quegli impianti con produzione di biogas e biometano di tipo anaerobico. Ci sono delle sentenze favorevoli e delle sentenze sfavorevoli. La Commissione europea, l'ultima Commissione ambiente europea che risale a un paio di anni fa, si è espressa in maniera negativa.
Quindi non c'è una direttiva europea recepita a livello nazionale che possa modificare questo status di cose. Dicevo prima, la regione Piemonte ha fatto una legge europea, ci sono dei ricorsi al TAR da parte di comitati e cose di questo tipo, perché ha fatto una legge che riconosce di fatto il compost come elemento digestato, l'ambientante, scusate, perché c'è solo, riconosce l'ambientante come compost di qualità, ma solo il Piemonte. E perché solo il Piemonte? Perché ci sono 200-300 impianti, quindi la pressione di questi soggetti è pesante, cioè le lobby di questo settore ci sono. Cioè il Piemonte è legalizzato a livello regionale, a livello regionale può essere composto, scusate, di altri elementi che non siano l'organico, no, perché cioè di tutti quegli elementi che sono ammissibili come codice CER, no, anche se tu fai un prodotto dell'industria, sì, se parli con i produttori, con i produttori di questi impianti, ti dico beh, il massimo del però strano del perché guarda, io adesso ripeto, parlo sempre da profana, da poche, ma vicino a tematica, però tu mi hai aiutato tanto, quindi aiutami anche in questo. È strano perché Veneto, per esempio, e Lombardia, tra le altre, sono le uniche regioni, cioè sono tra le poche regioni, adesso ancora non è che ho fatto una resistenza, però mi aveva colpito perché avevano normato in una direzione di regolamentazione più seria, perché la legge nazionale lascia le maglie larghe e lascia quindi entrare pure le mafie, perché se io posso, cioè, che ci metto qualsiasi cosa, vado a, capito? Sì, sì. A buttarci dentro. No, pensa una cosa che tu dici, molto legato alla produzione delle direzioni animali, questo discorso in Lombardia, Piemonte e Veneto, perché lì si concentra, parte anche l'Emilia, si concentrano i milioni di capi di bestiame che sono in Italia. Cioè mentre qui abbiamo delle vaccherie, sono piccole medie, insomma, non vanno oltre, lì abbiamo delle realtà con 2.000 capi, 3.000 capi, e quindi c'è un indotto di cui probabilmente devono tener conto. Lì